nel mondo, anzi nel continente tipicamente fantasy di River, ci sono un impero e due razze ribelli a confronto. C'è un impero di esseri umani estremamente civilizzati ed estremamente organizzati che sta combattendo per far rispettare dei patti presi qualche anno fa, e ci sono due razze, una non troppo dissimile dalla razza umana dell'impero, insomma, due nazioni, mettiamola così, una non troppo dissimile dalla razza umana dell'impero, dalla razza base, diciamo, di questo mondo, fatta di umani, ed è la razza degli Escalene, che si ribellano, insomma, all'autorità imperiale. L'altra, invece, è la razza dei Rael, ovvero è questa razza di umani più selvaggi, mettiamola così, che si è in qualche modo alleata con gli Escalene gli umani più selvaggi sono questi. Ecco, questo è un personaggio che appartiene alla razza dei Rael, e si sono alleati per in qualche modo liberarsi dal giogo dell'impero. Cosa succede? Che gli uomini dell'impero si vedono recapitare un regalo. C'è un mago di nome Marris che sostiene di poter risolvere un grande problema dell'impero che sta perdendo, è in grande difficoltà. Sostiene che nella principale prigione degli Escalene, detti anche Esk, sia contenuto di fatto il segreto della vittoria di questi ultimi. E chiede un favore all'esercito dell'impero, a uno specifico generale dell'esercito dell'impero, cioè di regalargli una specie di Suicide Squad, un gruppo di criminali o di persone comunque destinate a morire per appunto una missione suicida. Uno di questi è un Escalene e si fingerà in qualche modo che costui sia è un Escalene che però combatte per l'impero, e si fingerà che costui sia sostanzialmente un soldato ancora fedele al proprio popolo, che stia scortando dei prigionieri all'interno della prigione, in maniera che poi dentro questa prigione, che si chiama l'Incudine, che vi faccio vedere, eccola qui, dentro questa prigione che si chiama l'Incudine, dove avvengono probabilmente dei sacrifici strani a uso e consumo del potere dello stregone avversario, il gruppo di suicidi e di agenti segreti, mettiamola così, sotto copertura, abbia mano libera per poter risolvere la questione e poter quindi distruggere la fonte del potere degli Escalene. Questa è la storia sostanzialmente di questo primo volume di River. Sottotitolato Sei guerrieri per un inferno, perché effettivamente sei sono i componenti di questo eterogeneo gruppo di avventurieri. Questo eterogeneo gruppo di avventurieri, composto da una ladra sostanzialmente selvaggia e barbara, molto versatile, da un fedele ma codardo ufficiale dell'impero, sottufficiale dell'impero, appartenente però alla razza degli Escalene, da un guerriero berserker gigantesco e apparentemente impossibile da fermare con una serie di problemi di rimorsi, da uno stregone, che è colui che mette in moto gli eventi, da un condannato a morte, pluriomicida, ex agente segreto dell'impero, probabilmente pedofilo, e da una misteriosa guardia del corpo dello stregone stesso, che probabilmente avrà un ruolo molto importante all'interno della storia. Justin Jordan ai testi, Rebecca Isaacs alle matite, per quella che è sostanzialmente una storia di un fantasy, un'avventura di un party, di una sorta di compagnia dell'anello molto più oscura e problematica, mettiamola così, con una missione molto precisa
e con ambientata in un mondo fantasy, dalla struttura complessa in cui veniamo introdotti da questa avventura, da questa prima avventura. Una notevole quantità di violenza, una notevole quantità di magia, spettacolarizzata e oscura, di quelle magie che costano sempre qualcosa e che hanno delle conseguenze piuttosto importanti, tante scene di battaglia, un piano complesso e ardito, ruoli molto specificati all'interno del gruppo e tanti tanti dialoghi che ci insomma mostrano un rapporto, no, tra i componenti del gruppo che cresce, che cambia e che evolve. Com'è questo primo volumetto di River? È molto tiepido, devo dire, è molto tiepido per una serie di ragioni. Primo, Jordan fa una di quelle introduzioni all'avventura che mi lasciano sempre molto perplesso, cioè in cui ci sono dei personaggi che parlano di cose che si capiranno soltanto in un secondo momento e che mi annoiano sempre abbastanza. Io trovo che sia veramente un brutto modo per aprire una storia, soprattutto una storia di questo tipo, che in realtà, come dire, si lascia intendere che ci sia chissà cosa da capire dietro questi dialoghi che ci sono iniziali, in cui si citano popoli, forze, magie, questioni, senza spiegarle, come se poi la loro rivelazione dovesse essere qualcosa di dirompente, e in realtà River è una storia molto classica, insomma, con i suoi pro e i suoi contro, ma che certamente non sorprende chi sia un medio lettore di storie fantasy o, come capita di essere a me, un giocatore di giochi di ruolo, appunto, di ambientazione fantasy. Rebecca Isaacs è una disegnatrice assolutamente competente, dal mio punto di vista, con due difetti fondamentali. Primo, è troppo pulita per questa storia, molto 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 pulita. Questo River invece è uno di quei fantasy che ci tiene a essere sostanzialmente violento. Però la violenza qui non fa particolarmente impressione. C'è un tono anche molto medioso tra il divertito e il serio, tra il quasi l'umoristico in termini di atmosfere visive, e invece una violenza molto grafica e molto esibita. E io credo che sia una scelta di compromesso che paga poco in questo caso, perché siccome è un tono molto medio, questa eccessiva pulizia legata anche accompagnata da alcuni elementi cartuneschi, invece che creare il contrasto, no, tra la violenza che vedi e appunto l'atmosfera quasi, quasi, quasi umoristica dei disegni e della caratterizzazione dei personaggi, invece che creare un contrasto che poteva essere assolutamente saporito, diventa una sorta di disinnescamento della violenza. Anche il modo in cui viene messa in scena la magia, non vi faccio vedere troppo, è veramente poco, poco soddisfacente, molto bidimensionale, non mi ha soddisfatto granché. La cosa interessante di questo volumetto, di questo River, è invece sta invece in qualche svolta di trama, sta invece in una costruzione di un mondo che si svolge piano piano, in una costruzione soprattutto dei personaggi che sono molto ben caratterizzati dal punto di vista dei ruoli e sulla base dei ruoli delle loro personalità. Soprattutto ci sono due personaggi molto interessanti che sono Essen Breaker, cioè questo berserk allucinante dal cuore tormentato, ve lo faccio vedere, con una violenza davvero notevole. Eccolo qui, ve lo faccio vedere, eccolo qua,
Sunbreaker, personaggio che parte insomma con una caratterizzazione molto specifica che poi invece evolverà in maniere non proprio prevedibilissime. Interessante è anche la giovane ragazza di quella razza di barbari, insomma, di cui vi parlavo prima, che qui vedete impegnata in una scena d'azione piuttosto divertente, una mangiapelle in grado di nascondersi ai maghi, e però questi due personaggi emergono sì e no all'interno di un quadro di gruppo, di una dinamica di gruppo che tende un po' ad annacquare le personalità di tutti, senza tra l'altro portare molti dei personaggi che vediamo qui a un punto in cui riusciamo veramente a capire chi siano. E boh. River è veramente un fumetto molto tiepido, con del potenziale, ma con una serie di scelte che rimangono a metà, che non spingono, non sembrano avere una direzione molto, molto precisa e che quindi, insomma, risultano soddisfacenti. Il giusto peccato, perché i presupposti ci sono, insomma, i presupposti c'erano, secondo me c'è una disegnatrice non proprio adatta al progetto e c'è uno sceneggiatore, Justin Jordan, che appunto non ha proprio le idee chiarissime su quale tipo di prodotto voleva creare. Il risultato è vorrei ma non posso, un vince ma non convince, non lo so. Per ora il risultato è River, volume 1, 6 guerrieri per un inferno. Edito da Salda Press, buono per le persone a cui piacciono le storie fantasy che promettono di essere complicate e di creare un mondo dalle dinamiche molto complesse, diciamo così, e molto stratificate e molto, come dire, che puntano ad essere raccontate anche da più punti di vista, visto che ci sono diverse nazioni, diversi popoli qui rappresentati dai sei personaggi del gruppo. Buona lettura! See you! Bettist!